In Russia è stato rimosso dall'incarico il ministro dello sviluppo economico Alexei Ulyukayev, un atto dovuto vista l'incriminazione per corruzione che era stata formalizzata dopo l'interrogatorio. A mettere nei guai il titolare dell'economia una tangente dell'equivalente di oltre 1.800.000 euro. L'interessato nega ogni addebito, ma le autorità sono pronte ad andare fino in fondo. L'accusa lanciata contro un ministro del governo federale russo è molto seria, dice il presidente del Parlamento, Volodin. Spetta al tribunale mettere il punto finale a questa storia, ma è assolutamente ovvio che la legge è uguale per tutti. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, Ulyukayev non avrebbe preso direttamente la mazzetta. Il denaro sarebbe stato depositato in una cassetta di sicurezza in attesa di essere ritirato. L'arresto sarebbe giunto dopo un anno di indagini. Tutto nasce dall'operazione che ha portato il gigante del petrolio Rosneft, partecipata statale, all'acquisto del 50% del capitale di Bashneft, un'altra compagnia petrolifera ugualmente a partecipazione statale. Il ministro avrebbe ricevuto i soldi in cambio di una valutazione positiva sull'accordo.